Ciao, ciao a tutti, buona serata. Siamo qui che stiamo preparando la cena. Non siamo neanche tanto fuori limite orario. Sono, sì, vabbè, sono le 9 meno un quarto, ma per noi diciamo che è ancora un ottimo orario per iniziare a cucinare la cena. Allora, c'è Rocco che sta saltando come un matto perché stiamo preparando questa sera il mio pasticcio di patate e salsiccia. Ora vi faccio vedere che cosa occorre e come lo prepariamo. Allora, innanzitutto bisogna lessare, mi raccomando con la buccia, le patate. Io ne ho lessato 5 piccoline. Mi raccomando con la buccia perché secondo me la patata va bollita con la buccia. Senz'altro. Poi c'è Rocco che salta e quindi vi fa vedere due salsicce. In questo caso sono bio del mio papà. E lui che salta come un matto perché le vuole prendere. E senti l'odorino della salsiccia di papà? Sì. Allora, basta Rocco, su, non te le posso dare. Fai il bravo. Poi, quindi le salsicce del mio papà bio, il lardo del mio papà, quindi sempre bio, e ne metterò, insomma, qualche fettina. Poi questo pecorino che fa sempre il mio papà, quindi anche questo è bio, è un pecorino sott'olio, che poi il mio papà lo conserva appunto sempre sott'olio nelle giare e poi lo fa ammorbidire e seccare sempre nell'olio, vabbè. Poi un uovo, anche questo bio delle nostre cocodè. Poi io userò 3 cipollotti freschi, quindi io li chiamo cipollotti primaverili, però non so come si chiamano, e un porro. Poi qui è lo schiacciapatate, il pan grattato. Io userò della fontina, ma in alternativa va bene la provolone, il provolone, va bene della mozzarella, va bene insomma il galbanino, va bene un sacco il bel paese. A proposito, voi lo conoscete il bel paese? Perché noi qui non lo troviamo più, ma io lo mangiavo da piccola. Vabbè, insomma, questa è un'altra cosa. Comunque io userò della fontina e poi del pan grattato, appunto del formaggio grattugiato. Qui c'è grana. E un po' di questo pecorino che vi ho fatto vedere prima. Comunque, grana e pecorino. Ok, quindi mi sembra che gli ingredienti ve li ho detti tutti. Ora andremo a prendere questa terrina bella e figa, insomma, da chef, no? Sono le terrine, quelle fighe che usano quelli che sanno far da mangiare. Invece noi abbiamo solo la terrina dell'IKEA, ma non sappiamo fare un cazzo. Comunque va bene. E poi là, quella là sarà la terrina che userò dopo invece per infornare il tutto, ma ve la farò vedere dopo. Ora Marco con i suoi potenti muscoli schiaccerà le patate. Che Tela. cultura, eh? Sono utile proprio. Ah, facci qua, taglia la metà e poi di nuovo, ecco, così la buccia andrà via più facilmente. Sono già tutti una volta, potevo metterci. Visto come vengono giù le patate? Evviva le patate! Ragazzi, io se c'è una cosa che amo veramente è la patata bollita. No, ma ve lo giuro. Allora, se voi mi chiedete, cioè, vabbè, io vi dico la pasta perché sapete che per me la pasta è vita, no? Ma dopo la pasta io penso che vengano le patate bollite. Io adoro le patate bollite. Le patate sono buone in qualsiasi modo, ma la patata bollita o al vapore con un goccio d'olio, Maria! Vergine. Sì, no, ma sono troppo buone le patate bollite. Noi le abbiamo bollite e le abbiamo un attimino messe a raffreddare lì con un po' d'acqua fredda. E speriamo, perché poi ci butterò l'uovo e quindi speriamo che. Ah, la farina non vi ho detto, me la stavo dimenticando, devo andarla a prendere. Nella carrellata degli ingredienti c'è anche la farina, anzi, speriamo che ne sono provvista. Perché mi sta venendo un corpetto mi sta venendo. Speriamo che ce l'abbiamo la farina. Adesso poi ci vado a vedere. Beh, l'alternativa la faccio senza, me ne frego. Però ci andrebbe la farina. Thank you.
Michi, non stare a guardare tanto l'involucro, l'estetica, ma guarda più che altro di amalgamare bene gli ingredienti. E quindi, ok, quindi svuoto le patate che Marco gentilmente mi ha schiacciato nella bacinella da poveraccia. Ok? E quindi ciao ciao terrina figa. Adesso che finalmente sono belle larghe le mie patate, le vado a salare abbondantemente perché la patata vuole tanto sale, quanto basta. Però insomma ci andiamo a mettere un po' di sale. Poi, siccome però io metto lardo e non ne metto tantissimo, andiamo a dargli una girata nel ciotolone che non vedete una beata niente. Però sono patate con un po' di sale che io cerco di girare, insomma, di insaporire tutte allo stesso modo. A questo punto non ne vado a mettere tantissimo, ripeto, perché la salsiccia in cottura rilascia il suo sale e soprattutto però il lardo che è, diciamo, è giusto, saporito, ma non si può negare che è salato, molto saporito, quindi insomma non esagero. A questo punto vado a mettere l'uovo, l'ovetto, il cocco d'è bio che ha fatto la gallinella stasera e sono andata nell'orticella a prenderla. Cioè, c'è andato papà, insomma, io ero lì. Ok, quindi ovetto andato. Mi lavo le manine perché a me l'uovo fa sempre un po'. Allora, un briciolino di sale nell'ovetto ci sta, così. Nella cappella dell'uovo gialla. Questo è un nuovo termine. E andiamo a amalgamare la cappella dell'uovo gialla. Mi è venuta così questa. La cappella dell'uovo gialla. E andiamo ad amalgamare il tutto. Ci andiamo a versare poco alla volta la farina. Quando la Miki dice poco alla volta, vedrete che cazzo combina. Perché. Allora, un po' di farina, io andrò più o meno a occhio, però cerco di metterne un po' alla volta. Versiamo ancora un po'. Verso un po' di pangrattato in fondo, così mi fa un po' di antiaderenza. Verserò in cima per fare la crosticina al mio pasticcio. Adesso vado a fare un letto. Ho tagliato a dadini la fontina, ho affettato tutto il porro ai cipollotti, ho tagliato qualche pezzetto di lardo e ho sbucciato le due salsicce. Ora vado a fare il mio letto dell'impasto che ho ottenuto, lasciandone un po' per poi per coprire il mio pasticcio. Che ora non so quanto, vado più o meno a occhio. Andiamo a livellare alla meglio e a creare la nostra base del pasticcio di patate.
ripeto, sale, patate lessate, sale, un uovo per amalgamare, farina quanto basta e formaggio grana grattugiato con il pecorino di papà bio, che è quello che viene tenuto e stagionato nell'olio. Il mio pasticcio, la base del mio pasticcio è pronta. Adesso questa parte qua, sempre più o meno a occhio, la lascerò per invece il cappello del mio pasticcio, per la parte alta, la parte superiore, la parte in vista. Nel frattempo abbiamo attaccato il forno a 200 gradi aria calda. Adesso vado a mettere la salsiccia. Sì, la salsiccia. Vado a sbriciolarla grossolanamente. Sa di papà. Con le mie cipollotti. Allora, in realtà c'è chi fa il soffritto di salsiccia con appunto fa imbiondire la cipolla, eccetera. Io ripeto, faccio il mio pasticcio, quindi lo faccio senza soffritto, uso dei cipollotti freschi. E non voglio che cuocia neanche tanto la salsiccia, ripeto, lo voglio fare abbastanza light, cioè light non c'è niente questa ricetta, però io non amo i soffritti, non lo faccio neanche tanto nel ragù, insomma, io non amo i soffritti, quindi lo faccio alla mia maniera. Dopodiché ci do una cosa da fare. Adesso ci vado a mettere il formaggio a dadini, non tanto piccoli perché la fontina si fonde facilmente e velocemente. Quindi voglio che si fonda, sì, ma non che diventa di nuovo latte della mia amica mucca. Quindi che si fonda, sì, ma. Ok, adesso aggiungo il lardo, tanto per farlo ancora un po' più porco il mio pasticcio, che lui andrà a fondere anche lui e si amalgamerà con la fontina, con i cipollotti, con il porro e con la salsiccia. E quindi io vi lascio solo che immaginare la situazione che si verrà a creare. E adesso vado a fare dei piccoli mucchietti di pasticcio, della mia base del pasticcio che abbiamo fatto, come abbiamo fatto la base. Punto vado a mettere il pangrattato perché si formi la mia crosticina. Poi ci vado a mettere un po' di pepe, un goccino perché già l'ardo e la salsiccia contengono il pepe, però un pochettino. In realtà ci andrebbe un goccio d'olio, però io ho esagerato, diciamo, con i grassi animali, quindi questa volta l'olio sopra non lo metterò. E il mio pasticcio è pronto. Da infornare. Quindi dopo 35 minuti lo controlliamo, però dovrebbe essere a posto. Inforniamo! Ciao ciao!
finito il tempo dei 35 minuti, sforniamo e vediamo il risultato. L'odorino non ve lo posso far sentire, però mi sembra che abbia un bel aspetto il mio pasticcio. Allora. Allora. Beh, mi sembra buono, cioè mi sembra buono, l'odore, il profumo è buono. Poi vediamo, facciamo l'assaggio. Figura magari non lo fa perché non vengono delle fette ovviamente quando si tira su poi, però il gusto penso che ne valga la pena più dell'estetica, ecco. Com'è, mo? Buono. Buono? Buono. Gustoso? Giusto. Ok, adesso assaggiamo. Allora, fuori è croccante perché ha fatto tutta la crosticina. E dentro è morbido. Brucia ancora. Però è buono, ragazzi. È una sensazione in bocca che è un insieme di sapori, di gusti e di cose buone proprio, di gustose. Si sente la croccantezza del porro e della cipolla. La salsiccia con il suo gusto che si affusa col lardo. Senza parlare della fontina che si è sciolta. Ragazzi, guardate come fila. Cioè, è una cosa... Ragazzi, non vi dico niente. Buona, eh? In tutto questo sto guardando l'Isola dei Famosi. È buono, ragazzi, è bello burdo. È pregno di gusti. Cin cin, goccia di vino rosso. Secondo piatto per Marchetto, che ha apprezzato il pasticcio della Miki. Rocco apprezza dall'odore, ma non glielo abbiamo ancora fatto assaggiare. E seconda porzione per me, e calcolate che sono le 10:30 di sera. Come potete vedere, abbiamo già mangiato più della metà della terrina del mio pasticcio. Quindi diciamo che siamo dei maiali, ma veramente in senso proprio, ma in senso proprio, ma proprio dei... Comunque, insomma, siamo dei maiali, siamo proprio dei porci, ok? Speriamo di digerire. E se prendiamo una terza porzione, però mi vergogno e non ve lo faccio più vedere. Ok, allora stiamo scoppiando perché abbiamo mangiato con golosità un sacco di quel pasticcio. Volevo dirvi una cosa, siccome quando io l'ho tolto dal forno e ho impiattato, non sono venute le fette,
Pensavo che non, nel senso che perché è proprio il pasticcio che comunque in base agli ingredienti che ha non permetta di fare la fetta. In realtà è perché era bollente, perché adesso ne ha avanzato due pezzetti proprio piccoli, cioè praticamente meno, molto meno della metà della teglia. E ho fatto le due fette per metterle nel frigo per mangiare domani. E le fette sono venute belle, normali, belle intere, che non si sgretolavano. Quindi un segreto, cioè che magari lo sapevate, io ci sono arrivata adesso, per fare delle fette presentabili comunque nel piatto, se vi interessa comunque l'estetica dell'impiattamento, è lasciarlo raffreddare così che la patata, il vario impasto, comunque il vario pasticcio si consolidi e si formi la fetta a modo. Io l'ho fatto quando era bollente, però era Dio buono, ragazzi, che ve lo dico a fare. Ora l'unica cosa, sono bella gonfia, bella piena e mi ci manca la bolla dal naso, cioè sono proprio, però sono soddisfatta, sono molto ma molto soddisfatta. Ma com'era buona, è un'apoteosi di sapore. Provatelo, fatelo. Anche se non è di effetto e sembra che non faccia tanto figura nel piatto perché non vengono delle fette, ragazzi, è il sapore che conta, veramente, è il sapore dentro, non l'estetica o la fotografia di Instagram. Baci!